Allora, questi ragazzi io li conosco quasi tutti, sono tutti bravi ragazzi, poi quello che fanno nel senso delle borzacchese sa che non è cosa normale. Però qui c'è uno spaccio di droga la sera e il giorno che non viene visto dalla polizia, vengono visti solo questi ragazzi e non le altre cose che succedono, che sono molto più gravi, perché io preferisco più che vendano un paio di scarpe in CD che spacciano la droga. Qui c'è uno spaccio di droga tra via Mascherata e via Ascoli Piceno che dà paura, e questo è tutto tranquillo. Quindi secondo me perché si... Ah, questo non lo so, questo c'è da domandarlo all'altri, soltanto è questo quello che dico. Che c'è uno spaccio pauroso, qui la gente lo sa, bisognerebbe scendere, perché tutte le sere c'è una lite, c'è un casino, tutte le sere ci sono accoltellamenti, litigate, e di questo non ne parla nessuno. Dopo una certa ora qui diventa un blackout, fermano la gente che cammina per strada per vendere la droga, dice che vuoi la droga, però loro, te la offrono loro, è così ragazzi, non è io sto sbagliato, io questi li conosco quasi tutti, ma a me pare che non sono sempre bravi ragazzi, non si sono mai comportati in un modo incivile. E sono vittime anche loro di questo, perché giustamente per poter da acchiappare qualcuno sappiano pure con loro, perché come su che succede qua, che nella zona poi a un certo punto succede il casino che è successo 2 anni fa, perché qui ci siamo vicini, solo questo, che se la devono prendere con gente che lavora quando c'è gente che spaccia, solo questo. Vorrei che la polizia e chi c'è chi per loro prenda anche questi provvedimenti, solo questo. Grazie. Prego. Sicuramente i nostri problemi non sono gli amici senegalesi, i fratelli senegalesi, quelli non sono assolutamente... Il nostro grosso problema è la droga, che sta neanche a 100 metri, che loro sanno, sia il questore, il vicequestore, tutti quanti sanno benissimo, abbiamo fatto anche insieme agli abitanti tutta una serie di denunce contro quella gentaccia lì e non sono mai intervenuti. Questo atteggiamento che hanno nei loro confronti mi sembra un po' pretestuoso, perché poi alla fine se vogliono 10 borsette gliele compriamo noi commercianti e gliele portiamo 10 borsette, non è questo il problema. Se veni a fare tutto sto casino, tenere un quartiere bloccato dalle 9:30 fino alle 3 del pomeriggio per prendere 100 borsette, 4 catenine e 2 dischi, mi sembra veramente assurdo. Ma secondo lei perché? Ma io l'idea che ho è che, siccome questo è un valore catastale incredibile in questo momento, che il proprietario, corrompendo qualcheduno, non lo so, lo so, ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, facciano pressione per cacciarli fuori. Tra l'altro ho saputo proprio oggi che ha richiesto la forza pubblica per cacciarli via. Quindi secondo nuovamente, lei, per l'ennesima volta. Oggi per esempio la polizia è stata qua tutto il giorno, questa sì. Mattina con addirittura... E tanto paghiamo noi, chi paga? 10 volanti della polizia sono entrati... Non hanno trovato neanche un grammo, neanche una canna, sono venuti con 4 cani, hanno messo sotto sopra tutto quanto, sono spariti dei soldi sono stati messi a verbale, altri soldi non sono stati messi a verbale. E quindi secondo lei il motivo semplicemente quello insomma, di prevenire diciamo, uno sgombero di questo palazzo per poi insomma, diciamo, venderlo, visto che qua al Pigneto le case hanno un valore insomma, molto alto ormai? Eh sì, questi sono 2 fabbricati, uno, che numero è questo? 16, il 16 e il 18, saranno quanti appartamenti sono dentro? 6 appartamenti, insomma, con i prezzi di mercato di oggi stanno quasi 10.000 euro a metro quadro, fatevi conti voi insomma. Alcuni di loro sono 20 anni, 25, che stanno qua, ci conosciamo benissimo, non abbiamo assolutamente nessun problema con loro, ma di nessun genere. Lei è? Io mi chiamo Dario. E vive qua al Pigneto? Vivo qua al Pigneto da sempre. Grazie. Prego.